Si conclude oggi gli eventi dedicati al beach tennis amatoriale all'interno del Tour Imagine, che è un tour nazionale di eventi di beach tennis che fa parte del circuito Beach and Spritz, proprio degli eventi che uniscono la componente sportiva alla componente aggregativa, con la voglia di stare insieme, divertirsi, giocare. Spesso questi eventi terminano, come dicevo, sulla spiaggia, ed è un format che oramai a livello nazionale ha avuto grossa diffusione, visto che il tour quest'anno conta 25 appuntamenti in 7 regioni italiane. Questo weekend siamo qui con grandissimo piacere al Sunbury Park in collaborazione con l'SD Civitavecchia Beach Tennis, al quale ringrazio per l'ospitalità, l'accoglienza, Daniele Perello, Andrea Maisto, e abbiamo creato questo evento che è nato da un'idea un anno fa, e dopo un anno siamo riusciti a concretizzarla con, da quello che si vede, una grossa partecipazione, soprattutto un grande divertimento, che è la cosa che a noi piace di più, da parte di tutti gli iscritti. Il venerdì sera c'è stato un torneo doppio misto giallo, per cui con le coppie estratte amatoriale, che ha contato circa 12 coppie, mentre ieri abbiamo proseguito con il doppio femminile e il doppio maschile, che sommando i due appuntamenti ha fatto un'altra trentina di coppie, e oggi abbiamo l'appuntamento conclusivo, che è il doppio misto, che unisce proprio la parte maschile e la parte femminile con un torneo di 18 coppie. È una grossa soddisfazione, un grosso risultato in termini di presenze, perché i campi da questa mattina sono sempre stati pieni, da cui partita dalla mattina alle 9 e finiremo intorno a questa sera intorno alle 7 con tutte le premiazioni, per poi proseguire con una cena insieme con tutti i partecipanti.